Eccoci ritornati, ancora un buongiorno a chi sta ascoltando Radio Italia sulla musica italiana, a chi ci sta guardando su Video Italia e che piacere ritrovare Claudio Baglioni, anche perché tra poco ti trasferirai a Roma e quindi insomma già da domani Gran Teatro con QPGA a prima vista, ho dato la definizione corretta. Questo disco, nella sua versione originale 1972, parte Claudio proprio da Piazza del Popolo e quindi mi chiedo se stare a Roma a proporre questa storia, questo concerto, a rivivere insomma questo concept album ti dà un pochettino più di emozione rispetto alle altre città. Beh, Roma sì, mi dà sempre un po' anzi di panico perché essendo la città in cui sono nato, in cui ho passato più tempo della mia vita, insomma adesso sempre meno, però c'è anche di solito nelle diverse platee, sia se sono teatri o spazi molto più grandi, però insomma c'è sempre quella sensazione che ci siano parenti, amici, quelli, insomma, quelli anche più duri da Ah, sì. convincere. Però Roma, sì, Roma d'altronde è la città che è il teatro di questa storia. Perché? Perché Giulia e Andrea, i protagonisti di QPGA, scelgono una città che tra l'altro è stata teatro di molti film e di molte commedie e i luoghi proprio perché sia diciamo, lo spazio, il palcoscenico più bello per la loro storia d'amore. Questo piccolo grande amore, l'ascoltiamo e poi ho qualche domanda anche sugli altri aspetti multimediali di questo QPGA. Tra poco. Questo piccolo grande amore, siamo naturalmente con Claudio Baglioni. Claudio, questa storia nel 72 fu in parte, tra virgolette, mutilata perché, come dicevamo anche ieri, insomma, mancano dei passaggi all'interno di questo disco originale. Questo si recupererà, immagino, sia nel film che nel libro, cioè finalmente la storia sarà completata. La storia è completata con alcuni aspetti che per una ragione, alcune ragioni diciamo proprio tecniche di tempo, ma altre anche squisitamente di contenuto, alcune parti vennero tagliate. Censurate? Per esempio l'album cominciava con due canzoni che parlavano di una manifestazione di giovani nei confronti, vabbè, di un tema che era quello proprio del miglioramento del mondo, di questo sogno collettivo che dicevo che a mio parere poi si fa tra più che nel 68, tra il 70 e il 71, Ah, sì. in cui si desidera proprio che innanzitutto i giovani abbiano la dignità, insomma, della loro natura di esseri umani, di persone, e poi il cosiddetto mondo migliore. E quella venne tagliata perché l'allora direttore della mia casa discografica disse: ma come ci abbiamo una storia d'amore così bella, uno che scrive delle canzoni, ma perché dobbiamo Finalmente andarci a uno che mettere? scrive delle storie d'amore Perché ci belle. dobbiamo andare a mettere in questo carrozzone degli slogan? E qui io comunque, insomma, già il miracolo che uscisse quel disco, io accettai supinamente questo taglio, questa ghigliottina. E poi sì, c'erano altri aspetti nel momento del distacco fra i due, perché lui viene chiamato all'obbligo della leva Militare, militare, che allora certo. ancora c'era e durava 15 mesi, e lì c'erano alcuni aspetti che abbiamo re appunto recuperato. E poi ci sono proprio degli ampliamenti nella storia, nel libro sicuramente ancora di più, perché io lì posso raccontare anche alcuni aspetti della periferia, del confronto tra i ragazzi delle borgate Ah, e sì. quelli del centro, le storie che in parallelo, insomma, vivono rispetto a questa vicenda di Giulia Andrea. E quindi evidentemente insomma, si potrà ripercorrere davvero insomma, completamente questa grande storia d'amore. Che differenza c'è, Claudio, nello scrivere, nel pensare a un disco e nel dover sviluppare invece il tema per un libro? Perché evidentemente insomma, le pagine sono molte di più e tutto insomma, non si deve concentrare in 3-4 Ah minuti. no, è una scrittura completamente diversa, infatti io mi sono forzato perché normalmente per una canzone la parte letteraria, la parte delle parole è una ricerca di sintesi e invece il libro ha bisogno di una sorta di spiegazione, insomma, di ampliamento delle varie parti. Però
però insomma, poi piano piano, cominciando ad aggiungere pagina dopo pagina, però mi sono reso conto, ma lo sapevo già da prima, quanto sia difficile scrivere un romanzo. Assolutamente. È difficilissimo. A febbraio potremo leggerlo, chi chiaramente insomma verrà a vederti a Roma, a Napoli, in questa prima parte di questo grande e lungo progetto potrà già sentire. Sì, ascolta delle anticipazioni. Ascolterà delle anticipazioni, come potrà anche vedere delle anticipazioni del film. Noi torniamo domani, quindi cari amici di Radio Italia, Solo Musica Italiana e Video Italia, aspettateci. Nel frattempo, visto che nella parte a prima vista, cioè questa che sta vivendo Claudio Baglioni,